21 anni e tante promesse davanti. Massimo Bonini arriva alla Juve nell'estate del 1981, in una squadra campione d'Italia che punta su di lui per rinverdire la carta d'identità. Arriva dalla Serie B, il ragazzo nato a San Marino, ha contribuito alla promozione in Serie A del Cesena e si è segnalato come uno dei giovani più promettenti della categoria. Tifa Juve Bonini ed è felicissimo dell'opportunità, ben sapendo che davanti a lui ci sono mostri sacri, in primis Capitan Furino, del quale è destinato a raccogliere l'eredità. Il suo inserimento è un crescendo continuo. Nella prima stagione lo si vede in campo 36 volte, molte delle quali partendo dalla panchina. A Trapattoni piace, e non solo per ragioni di fiato. Certo, corre per due Massimo, si sacrifica ma garantisce anche equilibrio tattico, giostrando con attenzione davanti alla difesa. Bonini diventa titolare al suo secondo anno. La Juve, con i nuovi innesti di Platini e Boniek, è una formazione a spiccata vocazione offensiva. Proprio per questo c'è più bisogno di lui, del suo contributo energetico. Bonini è una pila che non si spegne mai e ha una concentrazione feroce. Sono caratteristiche che il centrocampista mantiene inalterate lungo tutta la sua esperienza. 8 anni che inaugura con uno scudetto, per poi andare a prenderne altri 2, più coppe europee variamente assortite e la Coppa Intercontinentale di Tokyo nel 1985. Lui è una sicurezza, antipersonaggio, poco propenso alla luce dei riflettori, forse perché ha un passo troppo di fretta per fermarsi un attimo a farsi inquadrare. Alla 17esima Bonini, il più continuo dei bianconeri, mette le ali a Boniek, che viene affrontato da Spinozzi e Podavini. Discese lungo tutto il campo, marcature attente, tackle, e poi palloni portati in dote a Platini, inserimenti negli spazi, qualche conclusione da fuori. Massimo Bonini è tutto questo e altro ancora. Un guerriero senza la faccia feroce, uno sempre presente, che rappresenta anche un punto di riferimento preciso per la continuità del suo rendimento. 6 i gol realizzati, tutti in campionato. Il primo al Catanzaro nella sua stagione d'esordio. Il secondo a Firenze, l'unico in trasferta, un gol quasi di opportunismo. Ci sono poi le due reti al Como, in due tornei diversi. La squadra lariana è la sua vittima preferita, nel 1985 e nell'86. Dopo il successo di mercoledì, il quesito era unanime. Sarà possibile rivedere in versione campionato la prorompente Juventus formato Supercoppa? L'avvio del match contro il Como sembra volersi idealmente riallacciare al copione anti-Liverpool. Anche se Bianchi, rispetto a Fagan, chiude con ben altra prudenza ogni varco, Monsieur Platini coglie l'unico attimo in cui i lariani, come i britannici, tentano di attuare la trappola del fuorigioco. Bonini non perdona. È un gol che dopo appena 9 minuti consente agli uomini di Trapattoni di affrontare il resto della gara in relativa serenità. Il Como comunque c'è e si vede. In fase offensiva, da una parte, i frequenti sganciamenti dei difensori, vedi Tempestilli. Dall'altra, il disinvolto palleggio garantito da Matteoli e Fusi e a tratti Müller, fermato in qualche modo da Favero. In fase difensiva, invece, ecco il pressing dei centrocampisti, ricco di raddoppi di marcatura. La Juventus, pur premendo alla ricerca del gol sicurezza, si vede costretta ad elaborare eccessivamente la manovra per riuscire a sfondare. A Boniek, come in Coppa, bastano 10 metri di spazio per ingranare le marce alte. Rossi potrebbe concludere, ma Pablito conferma un periodo in cui l'approccio con il gol avviene senza il solito feeling. Rossi ritrova comunque poco dopo, in un momento psicologicamente delicato, il talismano mundial. Nella ripresa la Juventus denuncia una determinazione superiore a quella di altre esibizioni casalinghe. Il tandem Boniek e Platini pedala addosso a Giuliani. Dribbling e contro dribbling del francese su un terreno stile pavé. Alle spalle dei due stranieri, Favero, Brio e Bonini, protagonista di un miracoloso recupero su Bruno, contengono un Como coraggioso. È lo stesso Bonini a servire Platini, che lancia immediatamente Rossi. Il centravanti si libera dell'intervento alla disperata di Ottoni e segna il terzo gol,
ma Mattei, che aveva già fischiato il pallo dell'Ariano, annulla. Sì. Cioè, si può ancora fare un pensiero allo scudetto a questo punto, visto che la squadra è rilanciata. Beh, che sarebbe molto avventuroso pensare allo scudetto. Comunque è un bel secco campionato, di un bel girone di ritorno, sì. Quindi è una Juventus che la soddisfa di nuovo? Sì, ma mi soddisfa sempre. Sempre? Sì, sì. Anche quando andava male? Sì, ma succede di rado, no? Succede più rado che agli altri. Quindi questa Juventus si è dimostrata di aver carattere, sta dimostrando anche di aver carattere. Vediamo il girone di ritorno. Rossi che sbaglia e poi fa poi gol. Segna dopo, no? No, questo segna dopo, basta. Era arrivato, ma aveva fatto la stessa media gol di Bonini finché poi non ha segnato, no? Poi ha segnato.